Tra presunzione di innocenza e compressione della libertà di informazione, limiti e controllo democratico è l'incontro organizzato dalla sezione nissena di Assostampa in partenariato con il Consorzio Universitario Nisseno, l'Ordine degli Avvocati, la Fondazione Scuola Forense, la Camera Penale di Caltanissetta e l'Associazione Nazionale Magistrati. Presenti alla tavola rotonda che si è tenuta nell'Aula Magna Leonardo Sciascia del Consorzio Universitario Nisseno, il procuratore capo della Repubblica Salvatore De Luca, il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, l'avvocato responsabile nazionale dell'Osservatorio per l'errore giudiziario Renata Accardi, la giornalista di ADN Cronos Elvira Terranova e moderato dalla giornalista e segretaria provinciale di Assostampa Ivana Baiunco. Il confronto dinamico si è tenuto su uno dei temi caldi che ha messo alla luce le lacune della normativa attuale e la necessità di una regolamentazione che coinvolga il mondo giornalistico e non si limiti ad imbavagliarlo. Le conclusioni sono state affidate alla Presidente della Corte d'Appello, Maria Grazia Vagliasindi. Il giornalismo illuminato rimane un valore ed è tutelato. In ogni democrazia il giornalismo è l'essenza della trasparenza e della leggibilità di tutte le istituzioni. L'istituzione giudiziaria non si può sottrarre, deve rendicontare e i tribunali non possono funzionare nel vuoto. Vale a dire che questa è un'idea che è stata sempre recepita anche dalla giurisprudenza europea ed è recepita anche dalla normativa. Sicuramente sotto il profilo dell'esegesi gli sforzi interpretativi ci saranno. Aspettiamo anche le linee guida e le direttive che ci illumineranno nel nostro percorso applicativo, nella certezza che al centro di tutto c'è e deve rimanere sempre la dignità della persona.